Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Finalmente un video molto molto richiesto che io volevo fare da un sacco di tempo, e cioè una battaglia, una mega epopea dei fondotinta. Ebbene, oggi vi farò vedere tutti i miei fondotinta per pelli miste e grasse in azione, appunto, in un video. Vi spiegherò le caratteristiche di ogni singolo prodotto. Nello specifico ho selezionato 6 fondotinta e in sovraimpressione scorreranno le immagini dell'applicazione e di vari test sull'essere no transfer, i tempi di asciugatura, eccetera. Partiamo subito. Il primo fondotinta è il fondotinta per pelli grasse per eccellenza, e cioè il Double Wear di Estée Lauder. Double Wear è veramente un cavallo di battaglia per quanto riguarda il full coverage e la lunghissima tenuta. Promette un, appunto, make up a lunga durata e si dice che sia no transfer in maniera totale. Ha un SPF 10 e personalmente è un fondo al quale mi rivolgo quando voglio assolutamente una performance impeccabile per quanto riguarda il trasferimento sui vestiti. È appunto la sua caratteristica principale. Di tutti i fondotinta che proveremo oggi, questo si è dimostrato essere il più affidabile sotto quel punto di vista. Assolutamente il fazzolettino, una volta tamponato sul viso, rimane assolutamente pulito. I contro di questo fondo è che ha una texture un po' vecchia, diciamo un po' age, ha un finish un po' gessoso ed essendo molto pastoso l'applicazione, la stesura non è facilissima, bisogna ripassare più volte. Il prossimo fondo è il celeberrimo Studio Fix di MAC, che è uno degli altri cavalli di battaglia per chi soffre di pelle grassa e oleosità. È un fondo fluido, appunto, dalla coprenza modulabile, finitura matte e fattore di protezione 15. Promette una lunga durata, riduce l'apparenza di pori, controlla l'oleosità, non si secca e per tutti i tipi di pelle, soprattutto dall'aspetto oleoso. Il colore rimane intatto tutto il giorno, non si sfalda e dona alla pelle un aspetto impeccabile. Dalla mia esperienza personale, trovo che la stesura di questo fondotinta, per quanto sia comunque abbastanza corposo, la stesura è molto molto facile e veloce, la coprenza è subito molto alta, ma si può portare da alta a totale, a full coverage, facendo una seconda passata. Nel video potete vedere appunto un lato dove c'è una doppia passata e l'altro lato con una passata sola. La sua proprietà no transfer è notevole, anche se leggermente inferiore rispetto al Double Wear di Estée Lauder. Guardandomi da vicino allo specchio posso notare che la finitura è molto sedosa e pore filling, quindi c'è una buona mimetizzazione dei pori. Passiamo successivamente a quello che viene considerato il dupe economico dello Studio Fix, e adesso in applicazione, in sovraimpressione, potrete vederli a confronto molto da vicino. Il Revlon Color Stay viene venduto nella variante sia per pelli misto grasse sia per quelle secche. Questo qui è quello appunto per pelli grasse, ha uno spettro di protezione solare 15 e promette di mantenersi intatto per 24 ore addirittura, promette un aspetto impeccabile e una sensazione di leggerezza. Non appena lo iniziamo ad applicare, come potete vedere, la pigmentazione è subito elevatissima, raggiunge immediatamente un full coverage. Una volta però che il prodotto si asciuga, va molto nei pori, non ha quell'effetto blur, pore minimizer del suo sosia Studio Fix, e la grana della pelle non sembra così sottile. Quindi sicuramente il fatto che sia di fascia low cost, un po' da questo si nota. Passiamo adesso ad un altro fondotinta invece di fascia high end,
parliamo del All Hours Foundation di Yves Saint Laurent, che promette una lunghissima tenuta, una coprenza totale e un effetto molto molto setoso e luminoso nonostante sia un full coverage. La stesura è molto liscia, si sente che è un fondo non per pelli super oleose ma più per pelli miste, quindi scorre via, che è una bellezza quando lo si applica. La coprenza è molto buona e non appena applicato si ha appunto una coprenza totale ma con un finish molto glowy, luminoso e naturale. Dopo, questo effetto di glow, di full coverage naturale è un po' diciamo fallace se avete la pelle mista più verso il versante grasso, perché il fondo tende un po' a spostarsi se non viene fissato. Quindi una volta fissato perde quella luminosità, quel glow naturale, e quindi insomma un po' il suo claim viene meno. Se si tocca appunto senza che sia fissato si sposta, quindi secondo me è adatto per chi ha una pelle mista che ha comunque bisogno di idratazione. Ha un finish molto bello, forse il più bello di tutta la compagine. Passiamo adesso al Dior Backstage Face and Body Foundation. Questo è un fondotinta che si fregia di essere molto molto naturale, di essere un dupe del Face and Body di MAC, quindi una coprenza molto molto leggera che può essere portata ad una coprenza media se stratificato. È un fondo adatto alle situazioni stressanti, è waterproof, dura tutto il giorno ed è adatto appunto a situazioni un po' estreme. Infatti la linea Backstage è proprio quella più professionale di Dior, che viene utilizzata nei backstage appunto delle sfilate. La stesura è veramente facilissima, infatti si può applicare tranquillamente con le mani. È anche molto positiva il fatto che è veramente modulabile. Passiamo da una copertura leggerissima, quindi un paio di gocce all'interno della crema idratante, fino ad una copertura media, più che buona. Una cosa che mi ha stupito di questo prodotto è che all'inizio sembra per l'appunto molto naturale, molto trasparente, ma quando si asciuga diventa piuttosto matte, un velvet matte piuttosto visibile, cosa che non dovrebbe essere secondo il claim del prodotto. A me non dispiace come effetto e lo trovo un ottimo sostituto al Face and Body di MAC per coloro i quali hanno una pelle più oleosa e non sopportano quel finish bagnaticcio e umido appunto dell'omonimo di MAC. La proprietà no transfer è eccezionale, quasi al pari del Double Wear di Estée Lauder. Dura tantissimo, io lo uso spessissimo anche per le spose, e veramente non macchia i vestiti. Passiamo adesso ad un'altra celebrità in casa MAC Cosmetics, ovvero il Pro Longwear. La differenza tra il Pro Longwear e lo Studio Fix è che il Pro Longwear assicura una durata fino a 15 ore, non ha fattore di protezione, quindi fotografa molto bene, infatti è uno dei fondotinta prediletti per le spose, i servizi fotografici, il cinema, eccetera. Ha un leggero effetto idratante in più rispetto allo Studio Fix, ha una texture più leggera, asciuga più velocemente e ha una coprenza leggermente inferiore. È un fondo che mi piace, ma che trovo sia un po' sopravvalutato. Preferisco utilizzare un pizzico di Studio Fix in meno, magari diluito con un po' di olio o di un buon primer idratante, per avere un effetto più leggero, perché il Pro Longwear, non so, non è un fondo che mi convince tantissimo e secondo me poi non è neanche così duraturo come dicono. Un altro prodotto low cost che mi piace tantissimo è il Total Control Drop Foundation di NYX Professional Makeup. Ha una ottima stesura, infatti è un prodotto di quelli in silicone in acqua con la pipetta. È molto sottile e può essere applicato con le mani. Molto molto leggero e sulla pelle assolutamente non lo sentite, pur avendo
un'ottima proprietà di coprenza. Purtroppo non è un prodotto a lunghissimissima tenuta e non è per niente no transfer, quindi questo va bene se volete un prodotto che duri poche ore ma che vi lasci la pelle comunque leggera, e se insomma non lo dovete utilizzare per situazioni troppo impegnative. È un fondo che mi piace tantissimo da usare per esempio quando giro i video, è il fondo che indosso adesso perché è molto sottile, minimizza la grana e poi comunque tanto solitamente dopo 2-3 ore lo strucco e non mi dà alcun tipo di problema. Bene ragazzi, allora i fondotinta alla fine sono stati 7 e non 6. Spero che questo video comparativo panoramica carrellata di fondi per pelli grasse vi sia piaciuto. Fatemi sapere, spolliciate tantissimo se volete anche la versione pelli secche, e se così sarà insomma sarò ben lieta di registrarlo per voi. Mi fa molto piacere che abbiate guardato il video fino a qui, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto la prossima volta. Ciao!